Finito il comitato di sicurezza ed è stata accettata la nostra proposta per rendere obbligatoria la mascherina nelle zone della Movida in questo lungo weekend, da venerdì a martedì dopo le 18. Andremo ad individuare le aree precise, sicuramente il lungomare dalla Palla fino al porto del Moloco, sicuramente tutta la zona di Baia Flaminia, la pista ciclabile Sottomonte e un paio di vie del centro, probabilmente via Cavour e largo Aldo Moro. Ovviamente la mascherina è un modo per responsabilizzare ulteriormente i ragazzi, perché possono uscire, ma non è questo il momento di fare festa, di stare tutti insieme. Arriverà il momento di fare festa. Oggi abbiamo avuto per fortuna la notizia ulteriore di zero contagi nelle Marche, quindi se andremo avanti così arriverà il momento di fare festa, ma non è ancora questo il momento. E quindi massima responsabilizzazione con le mascherine per i ragazzi, ovviamente tranne quando bevono e quando mangiano, questo è abbastanza ovvio. E al tempo stesso questa ordinanza permetterà alle forze dell'ordine tutte di fare maggiori controlli più efficaci con un presidio fisso a piedi in tutte le zone che abbiamo individuato. Esatto, proprio con la polizia locale ci stiamo attivando per garantire la possibilità di avere un maggior controllo attraverso delle forze di polizia che stazioneranno o comunque presidieranno a piedi i tratti che durante lo scorso weekend sui quali abbiamo constatato maggior rischio di assembramento, proprio per dare un maggiore controllo e una maggiore presenza della polizia locale. Grazie al prefetto per il lavoro che sta facendo, a tutte le forze dell'ordine, grazie anche al comune di Fano, di Mondolfo, di Gabice che hanno accettato la nostra proposta, e quindi una proposta che riguarderà tutto il litorale del nostro territorio.